In questo nuovo video ti voglio parlare del sistema di trazione integrale di Audi, il sistema 4. Beh, in realtà è un sistema 4x4 un pochino differente perché ha sì un differenziale centrale un po' particolare perché ha dischi, dove la ripartizione di trazione è calcolata 60-40, spinge 60% dietro e 40% davanti. Cosa significa? Il motore sprigiona 100. Di questi 100 che sprigiona il motore, 60 vengono utilizzati per spingere da dietro la vettura sull'asse posteriore e il 40% restante di potenza viene scaricata a terra. Ma perché è così particolare il differenziale centrale? Perché è un differenziale. Ipotizza, tu stai accelerando con la tua bella Audi e di colpo sull'asse anteriore passi una lastra di ghiaccio. Cosa succede? Che le gomme anteriori incominciano a entrare in pattinaggio. Quindi non hanno più la trazione. Cosa succede al differenziale centrale? Il differenziale centrale, grazie a dei dischi particolari, riesce a bloccare, a escludere la trazione alle ruote anteriori, quindi quel 40% viene trasferito immediatamente, ma gradualmente, alle ruote posteriori, che hanno ancora la trazione sull'asfalto asciutto. In questo modo non vai a perdere potenza sulle ruote che possono pattinare perché hai preso magari una lastra di ghiaccio. Nel momento in cui la lastra di ghiaccio passa sotto la vettura e va nelle ruote posteriori, succede l'inverso, perché il differenziale si accorge che le ruote posteriori stanno slittando e automaticamente, grazie alla serie di dischi multipli, immediatamente ma in modo graduale, la serie di dischi presenti nel differenziale centrale trasferisce tutta la trazione sulle ruote anteriori, addirittura arrivando al 70% di trazione sull'asse anteriore e scaricando fino al 30% sull'asse posteriore. Quindi in un attimo può diventare quasi un trazione posteriore o quasi totalmente un trazione anteriore. È solo questo? No, c'è assolutamente di più. Perché nel momento in cui tu fai la curva, che sia a destra o sia in sinistra, le gomme interne, come tu ben sai, tendono a scaricarsi. Cosa significa? Tu fai la curva a sinistra, la macchina carica sulla parte destra, ci siamo? Le gomme interne, proprio perché tutto il peso si sposta all'esterno della curva, incominciano a scaricarsi, quindi è più facile che entrino in pattinaggio, quindi non danno trazione. Il sistema ABS di Audi prevede di andare a frenare le gomme più scariche che potenzialmente possono entrare in pattinaggio. In questo modo aiuta a scaricare, a trasferire tutta la potenza sulle ruote esterne con maggior carico. Quindi è un continuo bilanciare. Immagina, stai facendo una strada di montagna, curve destra e sinistra, trovi ogni tanto delle lastre di ghiaccio, in un secondo la macchina utilizza e trasferisce il carico sulle ruote dove sente il maggior grip. In questo modo la tenuta di strada e la trazione assolutamente sono garantite al 100%. Questo è lo straordinario sistema 4x4 che Audi utilizza per le sue vetture, siglandole con la scritta 4. Bene, spero di esserti stato d'aiuto anche con questo nuovo video e perché no, like e condividi come sempre. Ciao, alla prossima, Demone Alessio Battino!